Eccoci qua, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 25 gennaio, giorno di per sé che varrebbe poco se non fosse il giorno che anticipa le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria. Ovviamente le uniche elezioni che contano sono quelle in Emilia-Romagna, quelle in Calabria vengono da tutti sottovalutate non per la scarsa importanza della regione, né tantomeno per la scarsa importanza dei candidati, ma perché lì è abbastanza facile capire che cosa avverrà. E secondo i sondaggi, molto avanti, i sondaggi precedenti, qui non stiamo violando nessuna legge, i sondaggi molto precedenti alle chiusure appunto del silenzio, diciamo delle previsioni, beh, si vedeva che era molto ma molto avanti il centrodestra. Invece è del tutto evidente che gli ultimi sondaggi, quelli segreti che nessuno conosce, che non vi posso rivelare e che circolano su tutte quante le redazioni dei giornali e quindi quelle che ispirano i giornali di ieri, insomma, tutti quei giornali, tutti questi sondaggi sembrerebbero far vedere una situazione di Emilia-Romagna, mettiamola così, too close to call, direbbero gli inglesi o gli anglosassoni quando si tratta di fare le elezioni, cioè non si riesce a capire bene se per uno vince un pochino la Borgonzoni, per l'altro invece sono pari come si chiama, con Bonaccini, però tutti quanti hanno l'idea che in un posto in cui le ultime elezioni si votò al 37%, 37% in una di quelle regioni in cui oggi ci ricorda bene la Gabanelli, in un pezzo molto interessante sul Corriere della Sera, era la Emilia che votava al 90%, si è arrivata dopo i casini giudiziari della precedente giunta, cioè quella di Vasco Errani, si arriva a votare al 37% e ci racconta la Gabanelli come si era sgretolato il muro della sinistra già nel 2018 con il voto al 27% per il Movimento 5 Stelle e al 33% l'anno dopo per la Lega. Cosa succederà domani? È dunque la cosa che oggi agita di più le redazioni dei giornali che fino a domani a mezzanotte non sapranno nulla, fino ai primi exit poll. E vi ricordo che anche se fosse too close to call, cioè molto vicini l'uno all'altro, beh, insomma, se questo dovesse avvenire, non basterebbe neanche mezzanotte perché dovremmo continuare fino a vedere all'ultimo voto in un posto in cui la presenza sul territorio della sinistra è davvero forte nei seggi, nei controlli, nei presidenti, negli scrutatori. Vabbè, insomma, sarà molto divertente domani vedere. Sicuramente se sarà too close to call, garantito che qualcuno urlerà ai brogli elettorali. Ma questo non è il punto, questo non è il punto ancora oggi. Il governo in ansia per Bologna è il titolo anche sottointeso di tutti quanti i giornali e su questo si esercitano vari pezzi. Quello che io vi segnalo, sempre interessante, voglio dire pur non condividendolo come sempre avviene, è quello del portavoce del governo Conte, cioè Travaglio e del Movimento 5 Stelle, che sostanzialmente oggi ci spiega che se dovesse vincere la Lega avverrebbe quella roba che dice un vice sindaco leghista, non so di dove, di Ferrara, che ha detto vi facciamo un mazzo così. È molto simpatica questa idea dei giornali italiani che ricordano e riprendono su tutti i siti internet, questo compreso, le cazzate più o meno che può dire un vice sindaco leghista, mentre nessuno ha ripreso le minacce vere che avrebbe subito una candidata, una vice sindaca, che sarebbe passata dalla sinistra alla Lega. Queste registrate di Bonaccini, perché ovviamente per Travaglio c'è solo quel pezzo lì del suo cervello, quello diciamo che ha i due neuroni del codice di procedura penale e poi la passione per Conte e prima Di Maio e dice fate un voto disgiunto e votate Bonaccini. Il che io trovo che sia anche abbastanza onesto che i giornali ti raccontano anche il loro punto di vista, quindi io su questo non sono affatto scandalizzato, anzi mi sembra un elemento di chiarezza, anche se lì era molto chiaro che cosa ne pensava Travaglio di questo coso. Ma votare Bonaccini vuol dire per il giornale di Travaglio spiegare che si deve votare quel sistema che da 40 anni governa, 50 anni governa l'Emilia-Romagna, zitto e muto, come se lì non ci fossero problemi. Lo stesso sistema che aveva governato cioè, con questo criterio, vabbè, avete capito bene, il giustizialismo suo va a farsi friggere. Bello, bellissimo, come sempre, ricolpi, ricolpi. E oggi sul Messaggero dice, ragazzi, queste robe qua delle elezioni regionali non sarebbero diventate un test nazionale se banalmente quando è caduto il governo giallo-verde si sarebbe andati al voto, come è normale, come avviene in tutti i paesi normali. Cioè cade un governo e si va al voto. E c'è un responsabile? Sì, il responsabile è il PD, certamente, e tutta quella moral suasion che ha fatto il Quirinale per non andare al voto. Si può dire questa roba o non si può dire? Perché il Quirinale, a parte i quattro Quirinali,
giornalisti che hanno il, qua, la medaglia di poter parlare del Quirinale, chiunque esso sia, del Quirinale non si discute e né lo faremo noi. Cavaliere alla Papa, ieri chiudono il comizio, il centrodestra tutti uniti, il Cavaliere, la Meloni e come si chiama, e Salvini. Beh, insomma, la cosa straordinaria è che il Cavaliere avrebbe detto allo Papa, ma lì io conoscendo il Cavaliere, quello cambia idea ogni 5 minuti, quindi prima di andare al comizio, prima di vedersi con Salvini e la Meloni, allo Papa, a Repubblica, cosa gli dice? Gli dice, c'è uno spazio del governo di centrodestra se vinciamo a queste elezioni, pur non andando alle urne. Certo, gli piacerebbe giustamente al Cavaliere, perché avrebbe una pattuglia diciamo parlamentare molto più forte, fino a quando alcuni dei suoi non si convincono di andare con Renzi e altri con la Lega. Ma i suoi che vanno con Renzi e con la Lega lo fanno semplicemente perché dopo 20 anni che sono stati beneficiati da Berlusconi, oggi pensano che questo beneficio non ne godranno più. Renzi pure, secondo alcune discrezioni, potrebbe il giorno dopo le elezioni cambiare casacca e cambiare la sua approvazione nei confronti del governo Conte, anche questo sui giornali. Vespa oggi ci scrive sul Quotidiano Nazionale che negli ultimi 2 anni il centrodestra ha vinto 8 regioni su 8. Probabile che vinca la Calabria, quindi andiamo a 9 su 10. Se vince anche l'Emilia sono 10 su 10. Allora, toc toc, Presidente della Repubblica, forse se il paese vede 10 regioni su 10 passare all'opposizione, forse un piccolo dubbio di tenuta di questo governo uno se lo può iniziare a dare e a fare, posto che è un governo che non mi sembra che stia combinando granché. Grillo ringrazia Di Maio, titola oggi il Corriere della Sera. Nel frattempo la Taverna si candida, come tutti quanti, la Lombardia oggi sul Fatto, la Taverna oggi su Repubblica. Sì, se qualcuno me lo chiede posso fare il capo politico del Movimento 5 Stelle. Nel frattempo c'è l'Orso Yogi là che lo sta facendo il capo politico del Movimento 5 Stelle, legittimamente, perché l'hanno scelto, non so con quale criterio, ma pare che ci sia un po' di inquietudine all'interno del governo. Vespa si scusa col Corriere della Sera, anzi non si scusa per niente, perché fa un colonnino e dice, ah beh lì, continuate a dire che io ho fatto un casino con lo spot a Salvini, voi vi siete bevuti il cervello, lo dice nei termini vespiani, vecchio democristiano di vecchia scuola che non si permetterebbe mai di dire le cose come le dico io, dice, ma che cazzo state dicendo, scusate la volgarità, sapete perché? Perché io ho rimediato a quella roba che avevamo fatto con Salvini, cioè uno spot durante un intervallo di una partita al massimo ascolto, tutti a urlare, e sapete come ho rimediato? L'ho fatto fare a Zingaretti durante lo spot, durante l'intervallo di Don Matteo, e aperta parentesi, chiusa parentesi, ha fatto 900.000 persone in più durante Zingaretti di quanto ha fatto Salvini. Qui allora dovrebbero urlare quelli di destra, di perché hai fatto fare 900.000 persone? È il solito bilancino, peraltro, in cui Vespa è maestro, e fa bene a scriverlo, dell'equilibrio in televisione. Lui è un maestro di questo equilibrio, però questi devono rompere le balle, perché è Salvini, perché è centrodestra, come facevano con Berlusconi quando era in auge, come faranno a Ciccio Bombo quando sarà in auge e non sarà uno dei loro amichetti di sinistra. È la solita identica vicenda. Assolto il ristoratore che nel 2017 sparò, tra l'altro per sbaglio, inciampando e uccidendo un rumeno che era venuto nel suo bar perché gli voleva rubare della roba, gli aveva chiesto il PM 3 anni, e questo dice ho passato un calvario. E certo che è passato un calvario, stateci voi in processo con quello che vi chiede 3 anni, io sono felice che lui sia stato assolto. Nel frattempo, chi vi sembra? Anzi, non so più farlo. Bonafede! Ma Bonafede, il nostro ministro della giustizia, riesce a dire gli innocenti non finiscono mai in carcere. E qui devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta nei commenti. Io vi cito soltanto il Feltrino della Stampa e, come si chiama, Nordio sul Messaggero e Sallusti. Perché gli innocenti non finiscono mai in carcere. Ma che stai a dire? Ma che film conosci? Dice Sallusti, più politicamente, beh, si tratta di un paese in cui si è governati da manettari e incompetenti. E invece, con qualche elemento di fattuale in più, gli ricorda toc toc Mattia Feltri. Ragazzi, ma tu lo sai che dei 60.000 in attesa di giudizio ci sarà un terzo di questi o metà di questi che sono in attesa di giudizio in carcere e sono innocenti e verranno giudicati innocenti? E Nordio gli ricorda, lo sa, caro ministro Bonafede, che questo è il paese che ha il primato per le ingiuste detenzioni che peraltro paghiamo noi contribuenti, cioè il magistrato ti mette in galera ingiustamente, non paga nulla di questo errore che ha commesso e siamo noi a dover pagare con le tasse la sua cazzata. Questo è l'Italia, con un ministro della giustizia che dice
Sapete che dice? Gli innocenti non finiscono in carcere. E poi fa una nota! Fa una nota! Perché ha capito che ha detto la cazzata, come avviene tra noi, no? Anch'io quante ne dico. Io però non faccio la nota perché io sono un cazzone e non faccio il ministro della giustizia. Faccio zuppa di porro. Non mi chiamo ministro della giustizia. Non vengo pagato dai contribuenti italiani per fare la zuppa di porro, quella che ascoltate voi. Quello là fa una nota! Perché ovviamente ci sono i suoi assistenti che fanno la nota, che sono pagati da noi, che sono dei geni, che sono degli uomini straordinari. E cosa scrive nella nota? Il ministro ha detto che gli innocenti non finiscono mai in carcere, intendendo che quando sono assolti non finiscono in carcere. E uno dice: ma ragazzi, ma voi pensate tutti che siamo degli iscritti al Movimento 5 Stelle? Voi pensate che siamo tutti dei minus abens? Cioè, il ministro dice che gli innocenti non finiscono in carcere quando vengono assolti, e ci mancherebbe altro! Ma forse manco nella Cina, voglio dire, di Mao, quando si veniva assolti, si finiva in carcere. Ma veramente, non è Monsieur de la Palisse, come dice qualcuno, è Monsieur che ci prende per il culo, posso essere, diciamo, francese, eh? Uno che fa questa nota qua, vabbè, ma lasciamo perdere. Nel frattempo c'è l'emergenza democratica sulla Repubblica, perché c'è un criminale deficiente, uno che ha dei problemi nel cervello, che va sulla casa di Mondovì di una ex partigiana, peraltro deportata, una delle poche donne che è riuscita a uscire dai campi di concentramento, non ebrea, e scrive su questa porta: qui vive un ebreo, in tedesco, una cosa non disgustosa, semplicemente cogliona. Imbecille, bisognava prendere a calci nel sedere uno che scrive una cosa così stupida, va bene? Oltre che assurda, ma Repubblica, ovviamente, come sempre avviene, quando sta in area di rigore, sente l'area di rigore, si butta a terra. Pagine e pagine, Ezio Mauro, indagine, aspetta, ve la leggo. Immagine di dove stiamo precipitando, abbiamo sottovalutato, il non detto è chiaro, il non detto è sottovalutando i Salvini, sottovalutando i Porro, salutando i fascisti, i razzisti, i sovranisti, salutando quello stronzo di Cruciani, quel delinquente di Giordano, ma non lo posso dire perché sono riganti, quel sovranista di Del Debbio, sottovalutando Vespa che fa andare nello spot elettorale, sottovalutando il giornale, sottovalutando Libero, sottovalutando tutti questi, arriva un cretino che scrive quella roba sulla porta di una di un innocente che se non ha avuto l'unico problema di avere la madre che è andata ad Auschwitz, in un campo di concentramento. Questa è la grande, straordinaria tesi di Repubblica. Tenetevela. Sono quelli, by the way, che scrivono cancellare Salvini. Sono quelli per cui se io faccio una critica a un nome e cognome di un giornalista che scrive con nome e cognome sul loro giornale, dicono che ho, come ho detto, gli ho... neanche mi ricordo, li ho minacciati, non so che cosa hanno detto. C'è gente che veramente ha perso completamente la brocca, non vi preoccupate. C'è Fiamma Niederstein che mette le cose come devono stare su quella orribile frase sul giornale. Questa scritta sfregia la storia. Molto più interessante se volete avere... Beh, poi ci sono degli altri, insomma, cerebrolesi che girano, che però in questo caso, a differenza di quello per cui abbiamo fatto un'apertura di pagina Repubblica, forse quello varrebbe un'apertura di pagina in più. E sto parlando del proprietario della Eternit. Io non so, è stato già assolto due volte e in realtà non è stato assolto, è stato prescritto per un processo che gli ha fatto Guariniello, che è stato congegnato malissimo, perché era evidente che l'avrebbero prescritto, era evidente su come l'aveva costruito Guariniello, 6.000 morti l'avrebbero prescritto. Il problema della giustizia è che venga amministrata con intelligenza, non con fervore. E lì fu amministrata con fervore e è stato prescritto. Ma questo non toglie che questo cazzone, questo miliardario svizzero, non si può permettere, l'ultimo, ad avere una fabbrica di Eternit per cui sono morte migliaia di persone, di cui non è detto che ci sia la causa-effetto, che sia lui che sapesse tutto questo. Questo lo facciamo stabilire ai magistrati, ma non si può permettere questo stronzo, avete capito bene, di dire che odia gli italiani, proprio lui che una fabbrica in Italia la fece, e grazie a quella fabbrica sono morti molti italiani, e proprio lui... Non può dire, proprio lui non può dire che l'Italia è un paese fallito. Questo svizzero bisognerebbe prenderlo calci nel culo. Avete sentito? Pensate che io sia volgare? Sì, sono volgare, perché io non voglio sentirmi dire su un settimanale svizzero che uno che ha aperto una fabbrica in Italia, peraltro, aperta parentesi, chiusa la parentesi, per cui sono morte migliaia di persone, in cui c'è un processo, si possa permettere di dire che l'Italia è un paese fallito e che lui odia gli italiani. Ecco, questo forse avrebbe un sapore diverso commentarlo, mi sembra che lo fa qualcuno oggi, Giordano, e lo fa anche Gramellini, punti di vista diversi, ma assolutamente condivisibili. Stop alle
mattina perché volevano fare il comizio sabato, cioè oggi, a Milano Marittima, e dicono: ah, poveri, non ci hanno fatto fare il comizio, non ci hanno fatto fare il bagno davanti al Papete. Ma secondo voi, chiedo alle sardine, il bagno davanti al Papete non è un bagno contro Salvini nel giorno del silenzio elettorale, posto che sono sicuro al 100% che Salvini oggi, come sempre, purtroppo, e sbaglia, violerà il silenzio elettorale? Il silenzio elettorale non deve violarlo Salvini, ma lo devono, e penso, mi auguro che questa volta non lo violerà, ma certamente fare una manifestazione contro Salvini nel giorno del silenzio elettorale, soltanto quei presuntuosi con la faccetta alla Augias non truccata come Cerchettino possono pensare di farla franca. Nel frattempo Salvini, per Romagnoli, in uno di quei suoi pezzi scritti bene, ma tremendi come un veleno, è come Kim Il-sung. Bezos, fantastica la sua storia. Me la ricordo perché è un'altra di quelle storie straordinarie. A un certo punto una sua foto con la fidanzata va a finire su un giornale concorrente, tutti gridano prima al giornale concorrente di Trump che ce l'ha contro i liberal, poi dopo contro l'Arabia Saudita che gli avrebbe hackerato il telefono. Ve la faccio breve, oggi Wall Street Journal ci racconta com'è andata, peraltro già lo sapevamo, e cioè il fratello della fidanzata di Bezos c'ha una fidanzata che faceva la giornalista e ha un fratello, e questo fratello che ha fatto si è preso $200,000 e ha venduto i messaggi che la sorella gli mandava di Bezos ai giornali, e qui abbiamo fatto i giornali cattivi di Trump che ricattano Bezos, che modi tremendi, e l'Arabia Saudita, tutte stronzate. L'ha venduto il fratello della fidanzata di Bezos. Straordinaria la storia raccontata dal nostro Wall Street Journal di oggi. Salini, l'amministratore delegato della Rai, lunedì va da il ministro dell'economia Gualtieri a prendere ordini. Uno potrebbe pensare, però il suo tesoriere magari no, è il suo azionista. Si capirà lunedì se verranno fatti i direttori dei telegiornali come vuole il PD, i direttori dei telegiornali, che vorrebbe addirittura anche sostituire Salini con Salerno, attuale direttore della 7, insomma direttore, quando stai con Cairo è una parola un po' pesante, visto il fatto che non fa assolutamente nulla. Un direttore con Cairo, che è l'editore della 7, che fa tutto, paga anche le fatture dei ristoranti, ne so qualcosa, però lo vorrebbero portare quelli del PD alla Rai. Sarebbe una specie di distruzione della Rai, perché sarebbe una zorosizzazione, avete capito quello che fa Zorro, eccetera, per tutta la Rai. Cioè sarebbe il pariolino che finge di essere Borgataro portato alla Rai, in tutta la Rai. Nel frattempo è molto interessante quest'ultima storia di Cairo, che fa causa al fondo Blackstone, perché il fondo Blackstone compra 120 milioni di euro il palazzo del Corriere della Sera, e lo fa quando Cairo non era ancora Cairo, non comandava nel Corriere della Sera. Cairo diventa proprietario del Corriere della Sera e dice: Blackstone, cattivi, avete comprato il palazzo a 120 milioni, strozzandomi, perché all'epoca stava fallendo. Se non avessero dato quei soldi, Blackstone ovviamente sarebbe fallita il Corriere della Sera, o quasi fallita, quindi vendettero i gioielli di famiglia. E allora Cairo che dice: non ci sto, dobbiamo annullare quella vendita. Solo che Blackstone non è l'ultimo arrivato, gli sta a fare un mazzo così, e ha chiesto una causa di risarcimento danni per 600 milioni, calcolata che tutta la Rizzoli ne vale 500 in borsa. Ma la cosa che oggi ci racconta il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, è che Cairo si è fatto votare quest'estate una manleva, e dunque, se perderà la causa con Blackstone, non pagherà con i suoi soldi e con il suo patrimonio, ma a pagare sarà il Corriere della Sera. Quindi il presidente, l'amministratore delegato del Corriere della Sera, gli fa fare una causa tremenda contro Blackstone. Se dovesse perdere, a pagare sarà il Corriere della Sera e non lo stesso presidente del Corriere della Sera, che tanto lo voleva difendere contro Blackstone. Una specie di grande paradosso italiano, in cui, come sempre, gli imprenditori sono ricchi, sempre, con, direbbe Ricucci, col culo degli altri. E con questa volgarità finale, io direi che possiamo concludere questa zuppa di porro di oggi, aspettando domani, che ancora conta poco, e lunedì sera. Ciao!